Buongiorno, bentrovati. Buon martedì 27 settembre. Oggi la chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli, che era nato qui in Aquitania nel 1581 ed era entrato nella carriera ecclesiastica per cercarvi una buona sistemazione. Giunto a soli 19 anni alla corte di Francia, entrato come elemosiniere della regina madre, si convertì e decise di lasciare la consuetudine coi potenti e dedicarsi ai poveri. E in un piccolo paese fondò le serve dei poveri per l'assistenza degli indigenti. Il suo esempio di dedizione ai poveri però fu poi notato e infatti venne richiamato nel 1625 a Parigi, dove entrò nel consiglio di reggenza e si preoccupò anche della cura dei poveri, degli ammalati, dei carcerati e del fatto che i vescovi fossero scelti tra prelati degni e dediti al Vangelo. Morì a Parigi il 17 settembre 1660, venerato come padre dei poveri. San Vincenzo de Paoli, prega per noi. Ecco il Vangelo di oggi, secondo il nostro rito ambrosiano, lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre il Signore Gesù si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada a mendicare. Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli annunciarono: «Passa Gesù il Nazareno!» Allora gridò dicendo: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù allora si fermò e ordinò che lo conducessero da lui. Quando gli fu vicino, gli domandò: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» Egli rispose: «Signore, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato!» Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo, glorificando Dio, e tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio. Parola del Signore. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Com'è intensa e forte questa preghiera di questo cieco di Gerico, che alza la voce e sente dire che passa Gesù Nazareno, e in Gesù Nazareno subito riconosce il figlio di Davide, cioè il Messia, ed insiste con questa preghiera e alza la voce e grida più forte e non si lascia intimorire ai rimproveri della gente che non vuole essere infastidita. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Impariamo anche noi a pregare da questo cieco. La nostra preghiera sia quella di questo uomo. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. La nostra preghiera sia quella del pellegrino. Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Sia spesso, continuamente, sulle nostre labbra questa preghiera, per avere sempre Cristo nella mente e nel cuore, per unirci a Lui con la preghiera, per ricevere il suo dono di grazia. Preghiamo con continuità, chiediamo pietà, affidiamoci alla sua misericordia e preghiamo anche per il mondo intero, perché trovi pace in Dio. Buona giornata, sia lodato Gesù Cristo.